Buongiorno, vorrei dare inizio alla seduta del Question Time e direi di iniziare subito con l'oggetto 67. Si tratta di una interrogazione rivolta all'assessore Paparelli, presentata dai consiglieri Leonelli e Chiacchieroni. Iniziative che la Giunta regionale intende adottare allo scopo di favorire la conciliazione del contenzioso tra ANAS e Telecom in merito all'attraversamento tramite cavi del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, finalizzato al cablaggio della popolosa frazione di Villa di Magione, nonché allo scopo di scongiurare ostacoli all'infrastrutturazione tecnologica dei territori percorsi dal raccordo medesimo. Prego, consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente. Come ha preannunciato, l'interrogazione riguarda il tema del cablaggio di alcune aree in digital divide, in particolare l'area circostante Magione, in particolare alcune frazioni del comune di Magione, tra cui appunto Villa di Magione. Quindi, premesso che l'area del Trasimeno si trova in una situazione di forte digital divide, che per chiaramente diciamo di disagio dal punto di vista dell'infrastrutturazione, inteso come disagio dal punto di vista dell'infrastrutturazione immateriale, i comuni di Magione e Corciano hanno portato avanti un importante sforzo per dotare di infrastrutture tecnologiche le aree industriali artigianali di Bacanella, Mantignana, Taverne, Soccorso, Sole Pinete, Forma Nuova, che è un'area industriale abbastanza significativa per il territorio. Tale infrastrutturazione, resa possibile attraverso una condotta multifunzionale per fibra ottica, finanziata per intero dal Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite del patto Vato, semplifica e favorisce, riducendo fortemente i costi, gli investimenti privati di implementazione della banda larga sulle aree residenziali e artigianali di Magione e Corciano. Preso atto che, a fronte della volontà di Telecom di farsi carico dell'investimento per dotare di adeguata infrastruttura tecnologica anche la popolosa frazione di Villa di Magione, che ad oggi è priva di connettività adeguata, vi è da oltre 2 anni, dalla comunicazione dell'avvio dell'intervento, un impedimento costituito da un contenzioso di tipo civilistico-amministrativo tra ANAS e Telecom riguardante l'impossibilità di attraversare tramite cavi il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, perché noi sappiamo che la frazione di Villa Soccorso è chiaramente al di là del raccordo autostradale. Sottolineato che questo grave impedimento, oltre a recare un danno alla frazione di Villa di Magione, si configura come un elemento di grave ostacolo all'infrastrutturazione tecnologica di tutti i territori in digital divide attraversati dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle. In particolare, questo può compromettere e rallentare l'avvio della banda larga e ultralarga dei comuni di Corciano, Magione e Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno. Ricordo che è una zona, soprattutto nell'area Magione-Corciano, dove sono allocate molte attività produttive. Quindi, tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta su quali iniziative intende mettere in campo per favorire la conciliazione tra ANAS, società per azioni partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, e Telecom, in particolare in merito al contenzioso sull'attraversamento del raccordo Perugia-Bettolle, al fine di cablare la popolosa frazione di Villa di Magione e scongiurare ulteriori interruzioni o rallentamenti nel territorio attraversati appunto dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Quindi, ripeto, il merito della interrogazione è molto chiaro: c'è una parte del territorio che rischia chiaramente di non veder soddisfatte le proprie istanze rispetto alla connessione con la banda ultralarga rispetto a quello che è il raccordo, un vecchio contenzioso. Volevo capire quale iniziativa appunto sta mettendo in campo la Regione per cercare di superare questa problematica che, ove persistesse, renderebbe più difficoltosa tutto il tema della connessione, in particolare su un'area a forte densità produttiva. Io terrei distinti le due problematiche, una relativa al contenzioso Telecom ANAS, sul quale riferirò, e l'altra che è quello del tema della banda larga. Sul tema della banda larga e della banda ultralarga è in corso di
aggiudicazione il lotto Marche e Umbria per 56 milioni di euro di risorse integrate tra Regione e Ministero, che riguarderà l'infrastrutturazione delle aree industriali e produttive con priorità assoluta per quelle che non hanno, diciamo, ancora la banda larga e ultralarga, perché è la priorità che abbiamo dato come Regione nell'ambito di questo lotto. Detto questo, in data 5 giugno 2015 la Telecom SPA ha ritenuto di aderire agli inviti di ANAS, ha richiesto la voltura della concessione rilasciata in favore dell'ex azienda di Stato per i servizi telefonici nel tratto ricompreso della citata interrogazione, impegnandosi a produrre formale istanza di voltura per tutte le fattispecie analoghe. A seguito di un corposo carteggio tra le parti, Telecom, pur non onorando gli impegni reiteratamente assunti in ordine alla presentazione delle ulteriori domande di voltura, ha prodotto finalmente la necessaria documentazione tecnica in data 17 ottobre 2016. Il 6 dicembre ANAS, completate le verifiche di competenza, ha proceduto a richiedere agli uffici competenti la fatturazione dei canoni pregressi per l'ultimo quinquennio, la liquidazione dei quali costituisce il presupposto per il perfezionamento della voltura. Ad oggi sono in corso interlocuzioni che abbiamo, diciamo, sollecitate e instaurate tra i vertici delle due società ai fini della definizione di un atto transattivo che preveda il censimento delle infrastrutture realizzate nel corso degli anni dalla Telecom su sedime ANAS. Con l'auspicio, la seguiremo, che questa, diciamo, interlocuzione e questo esito transattivo avvenga nel più breve tempo possibile, ponendo fine a questa vicenda come è stata illustrata nell'interrogazione. Prego, consigliere, per la replica. Sì, ringrazio la Giunta per la risposta, l'assessorato per l'attività testé enunciata dall'assessore Paparelli, quindi invito chiaramente a proseguire su questa strada, cercando di far valere chiaramente quelli che sono gli interessi della collettività, che appunto prescindono da quello che è un tema di un contenzioso tra due soggetti sicuramente significativi, ma che non possono pregiudicare quelle che sono appunto le istanze della comunità, in particolare della comunità magionese. Passiamo adesso all'oggetto numero 73, anche questo rivolto all'assessore Paparelli. È presentato dai consiglieri Liberati e Carbonari, danni indiretti post sisma all'economia umbra, necessità di provvidenze strutturali al settore turistico, ad artigiani, commercianti, servizi e industrie in sofferenza. Questo sarà poi il tema della seduta ordinaria. Do la parola al consigliere Liberati per la presentazione della stessa. Grazie Presidente. Sì, il tema è quello ampiamente all'ordine del giorno, direi da mesi, sin dal 24 agosto e poi con ulteriori aggravi dopo il 26 e 30 ottobre. Il tema è quello del danno indiretto, cioè della riduzione del volume d'affari per tantissime imprese, non solo del settore turistico ricettivo, ma anche per quelle più latamente commerciali, artigianali, botteghe, saperi, il rischio che chiudano tante realtà produttive, ma anche manifatturiere, di vaglia. E allora dinanzi a questo il Movimento 5 Stelle, unitamente ovviamente a tutte le persone di buona volontà, chiede un segnale celere, nuovo, rendendoci perfettamente conto che non spetta soltanto a quest'Aula esprimere un indirizzo, ma soprattutto a sedi a ciò deputate di rango, quali quelle parlamentari, che peraltro si sono già in qualche modo espresse con degli ordini del giorno sollecitati dal Movimento 5 Stelle e da altri, e ovviamente dal Governo. Sappiamo che sul danno indiretto non ci sono ancora, tuttavia, concreti riscontri, ma potremmo, fuori di polemica, parlare allo stesso modo anche del danno diretto, perché come è noto non esiste ancora la possibilità, a dispetto di tanti convegni, non esiste ancora la possibilità di andare a ricostruire anche soltanto nella via leggera, perché non ci sono i protocolli con le banche, non c'è niente.
quindi siamo ancora in questa fase preliminare a quasi 7 mesi dal primo sisma e questo ci dovrebbe insegnare qualcosa per il futuro, l'assenza di una legge quadro sull'emergenza, l'assenza di un approccio unitario, sistematico, organico su questo genere di situazioni catastrofiche. E allora, sappiamo che sul danno diretto quindi ci sono tante belle promesse, sul danno indiretto allo stesso modo gli impegni non mancano ma sono parole. Allora, al riguardo vorremmo capire come si sia comportata la Giunta, se esista una corrispondenza. Sappiamo che la Presidente Marini si è già espressa sulla stampa, perché stamattina non la vedo, sul Sole 24 Ore, ricordando che nel 97-98 fu consentito il differenziale sostanzialmente fino al 20% del volume d'affari sulla perdita. Noi abbiamo detto che questa provvidenza sarebbe inadeguata e comporterebbe la fine delle speranze e il rischio di perdere tantissimi posti di lavoro. Allora bisogna rispondere, come dire, stando a quella che è la dignità delle persone, delle famiglie, di quelle imprese, rispondendo concretamente appunto a esigenze vivissime di vita della comunità. Grazie. Grazie consigliere Liberati, la parola all'assessore Pavarelli. Al netto delle questioni di cui credo che con le mozioni poi avremo modo di discutere sulla vicenda più complessiva della ricostruzione, sul tema posto dagli interroganti relativo alle vicende delle imprese e del danno indiretto. Ovviamente per quello che riguarda i provvedimenti che erano già contenuti nel decreto del post sisma del 24 agosto, rimando a quelle cose di cui avremo modo di approfondire, mi concentro di più sulle cose che ha fatto la Regione e che dovremmo fare invece in relazione al danno indiretto. Noi abbiamo attivato subito dopo il 24 agosto gli ammortizzatori sociali in deroga, sono state ricevute richieste di attivazione per 485 imprese e 600 lavoratori e impegnato 6 milioni su questo fronte. La concessione di cassa integrazione in deroga, fruibile anche senza preventivo utilizzo degli strumenti di ordinaria flessibilità, ai datori di lavoro aventi locali operanti nei comuni del perimetro fino al 30. Per cortesia, chiedo ai presenti in aula di fare silenzio, veramente ci sono i corridoi esterni fuori dalle porte che possono essere utilizzati per i colloqui privati. Grazie. Le domande potevano essere fatte entro il 31-12 e fruibili entro il 30 aprile 2017. Abbiamo servito i lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato, i precari, chi aveva esaurito la CIGO e la CIGS, tutti i lavoratori che non avevano un'anzianità aziendale di 12 mesi, tutto questo in virtù del fatto che ci era stato concesso di derogare per il 50%. Ora, nel decreto nuovo che è stato emanato, c'è la possibilità della cassa e dell'estensione della cassa integrazione per tutto il 2017, limitatamente ai comuni alle imprese che operano nei comuni del cosiddetto cratere. E questo è un dato positivo. Però questo dato, nell'ottica dell'interrogante, noi abbiamo chiesto con una piattaforma che abbiamo consegnato alle commissioni parlamentari in sede di audizione, che stamani potremmo anche fornire nel corso della mattinata, la discussione delle mozioni complessivamente a disposizione del Consiglio regionale. Abbiamo chiesto, primo, l'estensione della cassa integrazione almeno per i lavoratori della cassa integrazione in deroga, almeno per i stagionali, per i lavoratori del commercio, dell'artigianato e del turismo, a tutto l'intera regione, cioè a tutte le province dove insistono i comuni del cratere, che per quello che ci riguarda sono l'intera regione, ma per quello che riguarda altre regioni sono porzioni più limitate, proprio per indirizzare l'efficacia del provvedimento. Abbiamo chiesto sempre come danno, il decreto prevede un'altra cosa positiva, cioè l'estensione dei 5.000 euro anche per le imprese inagibili, cioè che non fatturano, non emettono scontrini anche nel 2017. Questo è un altro dato positivo. Avremmo i soldi, il fondo di dotazione che il Governo ci ha messo a disposizione è sufficientemente ampio, 135 milioni, potremmo in corso d'opera chiedere, l'abbiamo chiesto nella nostra piattaforma,
la possibilità di estendere per altri 4 mesi, quindi passare da 5 a 10.000 euro. Terzo elemento è quello più comunemente individuato come danno, comunemente chiamato come danno indiretto. Qui occorre fare una precisazione, perché noi non solo ci troviamo di fronte a un sisma che ha caratteristiche inedite, che 4 terremoti in pochi mesi non esistono nella storia del nostro Paese, ma non esiste neanche, come erroneamente viene riportato, un tema del danno indiretto. L'unico terremoto in cui fu riconosciuto il danno indiretto fu quello del post 1997, caso Umbria, ma era limitato alle imprese che stavano nei comuni del cratere. Qui stiamo parlando noi di un'altra cosa, lo voglio sottolineare anche in termini di comunicazione. Noi stiamo chiedendo al Governo uno sforzo che vada oltre le imprese che stanno nei comuni del cratere, perché è cambiata la comunicazione, perché nel 97 non c'era l'influenza negativa dei social e della comunicazione come c'è oggi, la globalizzazione ha prodotto anche questi effetti di carattere negativo, e con questi dobbiamo in qualche modo riparare aiutando il nostro sistema delle imprese. Quindi il terzo elemento efficace che noi, la piattaforma con tanto di simulazione che abbiamo prodotto alle competenti commissioni parlamentari e al commissario, è quello di produrre in sede di conversione del decreto una proposta che riconoscesse, utilizzando alcuni criteri che furono utilizzati nel 97, il danno indiretto, primo delimitandolo in maniera territoriale, cioè a quelle sole province dove insistono i comuni che stanno nei crateri, che significa le 2 province umbre, 3 province marchigiane, 1 provincia del Lazio e 1 provincia dell'Abruzzo, perché Amatrice non può stare a Roma come Norcia sta al resto dell'Umbria. Assessore, il tempo da lei consumato mette in predicato le prossime interrogazioni. Io vi richiamo al rispetto dei tempi. E quindi limitato alle codici Ateco relativi alle imprese turistiche, del commercio e dell'artigianato legate al turismo. Se selezioniamo gli interventi, forse abbiamo la possibilità su questo versante di riuscire. Se, come ho sentito in alcune audizioni, tutti pensano di mettere dentro tutto, ci vuole un'altra finanziaria, e quando ci vuole un'altra finanziaria diventa poi gli interventi, quando non sono selettivi, comportano il fatto che non si porta a casa nulla. Consigliere Liberati. Sì, la ringrazio, io non metto in discussione ovviamente la sua abnegazione, la sua buona volontà, credo soltanto però che se rimaniamo vincolati alle sole imprese legate, anche commerciali o artigianali, legate al settore turistico, evidentemente ne resteranno escluse moltissime. Se penso ai nostri centri storici vuoti, anche ovviamente al di fuori del cratere, che vivono di riflesso del turismo, ma che non sono per codice Ateco legati al turismo, ecco qua che noi mettiamo di mezzo di nuovo la burocrazia e rischiamo di fare figli e figliastri in maniera impropria. Occorrono erogazioni strutturali, non assistenziali, ma occorrono erogazioni celeri, concrete. Purtroppo, a dispetto di ciò che viene ad essere l'impegno di magna pars della politica, mi pare che passino i mesi, ma chi sta dall'altra parte, chi sta fuori da questo palazzo, purtroppo non debba attendersi molto. Ritengo che oggi sia bene che ce ne occupiamo ampiamente attraverso mozioni e impegni vari, ma qui manca il governo, parliamoci chiari, manca una volontà politica definita, nonostante tutti gli impegni e le belle parole, mancano quindi i fatti, e i fatti sono quelli che costituiscono la discriminante, l'elemento dirimente tra la politica vera e le chiacchiere.